La regione siciliana potrà sospendere solo gli 11 dipendenti finiti ai domiciliari per assenteismo all'assessorato alla salute, mentre per gli altri 31 indagati scatta una lunga e complessa procedura disciplinare che potrà concludersi col licenziamento solo in caso di condanna definitiva. Sul clamoroso caso che ha scosso la Sicilia si apre quindi una partita amministrativa che molto dipende da quella giudiziaria. L'assessore alla salute Ruggero Razza ieri ha annunciato l'intenzione della regione di arrivare in fretta al licenziamento dei dipendenti infedeli dell'assessorato e di costituirsi parte civile al processo, ma l'ufficio disciplinare dovrà attendere la magistratura. Il presidente della regione Sicilia, Nello Musumeci, ha invece puntato l'attenzione sui controlli, dicendo di voler potenziare la sorveglianza. L'obiettivo è la sistemazione dei tornelli per monitorare e censire chi entra e chi esce.